po' di caldo, però buona divisa, insomma, per un gioco che abbiamo fatto prima, quindi insomma, me la sono tolta. Ti stavano cercando, caro, eh. Grazie, davvero? Caro. Mi state facendo soft day. Ti stavano cercando. Ma questo bambino che sembra mummificato. Ma non rispondeva. Non sembra fatto di cera questo bambino. Ma poi non sembra un pop con quella testa gigante. È un fanco. Come si chiama il ragazzino? Non lo sappiamo. Ma comunque non lo so. È un pop letteralmente. Guarda lì. Sai quelli che metti in auto con il corpo piccolissimo e la testa gigante? Che gli tira un pugno e tipo... Come si chiamano? Come si chiamano? Ma poverino, forse non riesce neanche a parlare. Bambino, vieni qui, ho un regalo per te, vieni, dai. Cosa gli vuoi dare? Vieni qui, una bambino, bella dai, cosa, vieni. Una bella cosa. No, non ci tengo. Dai, vieni bello qui. Mio. Ah, io ho rentato mia zia. Cosa? Bello mio, vieni, dai. Piculino, dai, vieni dal papu. Sì, sono figlio di Roma. Dai, bello mio, se no ti riportiamo al museo del cielo. No, ma è stato un brutto sogno, figurati. Mm-hmm. Ma è il figlio di chi è? Della... Oh, giuro, quando sono, quando sono così irrequieti non li sopporto. Quindi non è tuo fratello, Cioppino? Chi è? È il figlio di Roma. Quando sono così irrequieti non li sopporto, giuro. Cioppino dovrebbe essere tuo qua. Fratello, quello. No! Ma... Mi sa che l'hanno legato. Sei incassata nella cucina. E adesso in collegio. Guidati, poi ne fini alle sue sofferenze. Un colpo in testa. No, ragazzi, dai. Ma no, allora, ragazzi, ragazzi, lo faccio per il suo bene. Lo porto in collegio. Sì, bravissimo. Lo porto in collegio. Collegio, forza. Maleducato. Riportiamola al museo, ragazzi. È un pezzo storico. Andiamo. E ringraziate che non vi tesero il bambino. Andiamo. Perché la stessa voce di Asbulla? Fallo parlare. È vero. Fallo parlare. Riesco a metterlo giù. Ma te lo porti così, dai. C'era come se fosse un satellite, raga. È diventato un mio satellite questo bambino, guardate. Ora ti è, la mia luna, guarda. Sta orbitando intorno a te. Tu sei la sua terra. Sei una supernova, sole. Jerry. Sta orbitando attorno a Jerry. Non riesco a staccarlo, ragazzi. Dovrebbe staccarsi lui, diciamo. Porca, ti bambino. Grazie, it's Jure. Ragazzi, la zappa furtiva, ti ringrazio. It's Jure. Prova ad alzare le mani. Staccati. Vieni qua, vieni qua. Portatelo via. Vieni qua. Ci voglio. Dio, no. Va bene, ragazzi, lo risolvo in un'altra maniera. No. Ma che cazzo? Lo fa negare? Neanche col taser. No, no, sai che ho visto che se nuoto così lui rimane sott'acqua. Se ti sei proprio affezionato, Jerry. Deve essere figlio di Roma. Dovrebbe essere morto, no? Comunque sta giocando col bambino sotto. No! È un cadavere. Ma sta succedendo? È ancora di attaccato. Come è morto? L'hai fatto negare? No, secondo me no, sai. Prova a rifare spalla. Bimbo, ci sei? Come faccio a liberarmi? Allontanati, allontanatevi tutti, prendilo in spalla. Oh. Ok. Ok, ora lo puoi spiegare. È legato, è vivo. Aspettate, gli do un colpo per vedere. Aspetta, se lo slego, funziona. Chi è che l'ha legato? No, è bagnato, non puoi dargli un colpo, lo ammazzi. La gente, stia fermo. Sto slegando il pupo. Ecco, è gente, la libera. Se lo rifà, no?